Ciao a tutti, lui è lui e lei Sofì e insieme siamo i Mercotrotè. Benvenuti in una nuova Slime Challenge. Oggi qui con noi, come potete vedere, abbiamo le cuffie. E questo non perché dobbiamo fare un gameplay di qualche tipo, ma perché oggi andremo a fare la "se indovini l'ingrediente dello slime, puoi metterlo nella ciotola". Che noia. Lui, la sfida non è ancora iniziata. Stavo ascoltando la nostra nuova canzone, Slime Song, la canzone dello slime, direi a tema perfetta con la sfida di oggi. Infatti ogni volta che andremo a mettere le cuffie ascolteremo le nostre canzoni. Mi sa che la Slime Song è quella più azzeccata. Tutti pazzi per lo slime. Ma adesso direi di non aggiungere altro e dare il via alla sfida. Non vedo l'ora. Ovviamente sarete voi a decretare il vincitore della sfida e a scrivere qui sotto nei commenti chi avrà realizzato lo slime più bello. Scopriamo chi inizia. Catapulti da pietra. Sì. Inizi tu. Lo so. Metto le cuffie. Vai. Attiva la musica. Una cosa che non vi ho detto importantissima è che se lui non indovinerà l'ingrediente dello slime, allora lo metterò io nella mia ciotola e quindi dovrò dire dei bellissimi ingredienti. Lui, guardami, ok. L'ingrediente. Ciotola. La ciotola. Spatola. Spatola. Lui, ma sei stupido? Cosa ho detto? Stavo dicendo l'ingrediente dello slime è... e poi devo dire... Ah, ancora. Ok, va bene. Sei cretino. Colla! Ragazzi, ma proprio non si impegna per niente! Ma tu non capisci il labiale! Labiale! Abbaiare! Io sono senza parole! Colla glitterata! Colla, non ce lo dico piano perché altrimenti magari mi sento. Colla glitterata fucsia. Molla principata boomerang. Che succede? Ma sei scemo? Io ho detto degli ingredienti dello slime. Molla, boomerang. Ok, ma che ci posso fare? Non si capisce un tubo di quello che dici. Ho le cuffie a tutto volume. Allora, probabilmente sarò più bravo in questa sfida perché sono bravissima a capire il labiale. A volte mi esercito e quando non sento cosa dicono le persone guardo la loro bocca e cerco di capire. Guardo anche dei video senza mettere l'audio in modo tale da esercitarmi. Sì, beh. Quindi vedrai lui. Da qui. Indovinerò tutte le parole adesso. No, il mio ingrediente non l'hai indovinato, quindi lo metto io nella mia ciotola. Ma come? Non c'ho almeno 3 tentativi. Ah, 3 tentativi. Almeno 3 tentativi. Io direi anche 10 tentativi. Massimo 3 tentativi. Massimo 3. Ok, va, te lo ridico. Attiva la musica. Ok. Ok, colla glitterata fucsia. Aspetta, ridillo un attimo. La terza volta. Ci sono quasi. Colla glitterata fucsia. Ok. Colla glitterata azzurra. No! Sì! Ma come no? Cosa hai detto? Era colla glitterata fucsia. No! È mancata per pochissimo. Ma non è giusto. Tutti pazzi per lo slime. Slime. Ok, prendi pure la tua colla e metti le cuffie. Sì. Ed eccola qua, la mia colla glitterata fucsia. Ok. Metti queste qua. Sì, ok, va bene. Metti la musica a tutto volume. Ok, ah, troppo forte. Abbassa un po', abbassa. Come si abbassa? È perfetta così, non devi abbassare nulla. Ok. L'ingrediente che dovrai aggiungere è L'ingrediente che dovrai aggiungere. Stai vedendo qualcosa? Hai già cominciato? Aspetta un attimo. Allora, adesso l'ingrediente da aggiungere lo dirò. Devo già dire cosa penso? No. Ok. Bocca. No. Colla trasparente. Traparante. Primo tentativo. Colla trasparente. Colla traparante. No.
Secondo tentativo, colla trasparente. Dillo! No, già l'ho detto! Già l'ho detto! No, già l'ho detto che devi dire che già l'hai detto! Già l'ho detto la colla, che tipo di colla è? Colla travolgente! Sofì! Hai detto colla travolgente, l'ho capito! Non ho detto colla travolgente. Ma cos'è la colla travolgente? Non esiste. Sarà una colla nuova, non so, una colla travolgente. No, hai sbagliato, perché è la colla trasparente. Ma no, ma non ci posso credere. Ma poteva essere mai travolgente. Ma chi direbbe mai colla trasparente? Fa schifo, verrà uno slime bruttissimo. Prendila. Meno male che non l'ho indovinata. Tenila qui. Effettivamente non è proprio bellissima. Ma meglio di nulla. Roxia, tocca di nuovo a me. Metto le cuffie e vai con la sfida. Questi non li indovinerà mai. Glitter color magenta. Mixer. Glitter color magenta. Glitter. Hai indovinato la parola glitter. Color magenta. Glitter color pagella. Puoi ripetere, scusa? Glitter color magenta. Io punto sul fatto che lui neanche sa cosa sia il color magenta, quindi non lo indovinerà proprio mai. Color magenta. Fa? Ma non dico fa! Dico mamma! Mamma! Glitter color mamma! Mamma! Cos'è il color mamma? No! Glitter color marrone. Hai perso. Mamma non mia! Né mamma né marrone. Ma che bello questo colore! Glitter color, ma che bello questo colore! Ok, ho perso. Esatto. Ed ecco qui i miei glitter color magenta. Hai detto color magenta? Sì, sai che colore è? Non lo so, ma qui vedo solo che è rosso, non è magenta. È una specie di rosso fucsia, è color magenta. Ah, neanche lo conoscevi questo colore, lo sapevo. Ah sì? Vogliamo fare cose difficili? Adesso ti faccio vedere io. Ma se sono bravissima. Dai, vai. Ok. Quello che sto per dire ora, ragazzi, non lo indovinerà mai. Pasta modellabile arancione. Scegliamo un bel colore. Quello che ci. Pasta? Ridillo! Ok. Pasta modellabile arancione. Pasta modellabile arancione! E dai, di la verità, lo so che è questa! Hai indovinato? Ma come hai fatto? È la pasta modellabile arancione? Sono bravissima! Ok, allora prendi la tua pasta modellabile arancione. La mia pasta modellabile arancione? Ragazzi, devo recuperare, o solamente nella ciotola con questa colla trasparente che non serve a niente. E infatti, colla vinilica. Colla vinilica. Mitica. È difficilissimo. Colla vinilica. Colla vinilica. Viola. Te lo dico un'altra volta. Vinilica. Colla. Io voglio che lei indovina, perché io non voglio la colla vinilica. Colla vinilica. 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 Bravo. Bravo. Così non devo metterla io, perché fa schifo. E ti fa schifo. Guarda che la colla vinilica è bellissima. Avrebbe tolto tutti i miei glitter. Io così adesso ho la mia colla trasparente e la mia colla vinilica. Alla grande! Vabbè, non commentiamo. Lasciamole. Metti pure le cuffie. Vado! Ragazzi, adesso so io cosa fare. Visto che Sofia è bravissima, le dirò un ingrediente schifoso, ovvero il colorante marrone. Sei pronta? Sei pronta? Sei pronta? Sì. Ok, l'ingrediente è colorante. Guarda me che non capisco. Colorante marrone. Colorante mattone. No, colorante marrone. Colorante marrone. Marrone, marrone. E beh, hai indovinato? Hai indovinato. Non ci credo, ragazzi, ma sono bravissima, ho un talento. Colorante marrone. Bellissimo, hai vinto. No. Ci starà davvero benissimo con la tua, con la fucsia. Sono caduta in trappola. Colorante marrone, farà schifo. Hai rovinato tutto. Aggiungi pure questo bellissimo colorante. E
Eccolo qui, non sapevo nemmeno che lo avessimo. Gel colorante marrone. Ma chi l'ha inventato? Chi è l'inventore di questo colorante? A cosa serve? Non lo so, ma tu aggiungilo, sicuramente renderà bellissimo il tuo slime. Stupendo. È il momento di andare ad aggiungere i nostri ingredienti nelle ciotole. Sei pronta? Inizio con la colla fucsia glitterata, quando tutto andava ancora bene. Ok, tutta giù. Ah, che bel colore. Presto verrà rovinato. Tristezza. Io inizio aggiungendo la colla trasparente, che non si vedrà neanche. Vai, guardate qui, è super liquida. Voilà, scendi tutta giù per bene. Procedo con i glitter color magenta, che non riesco ad aprire. Attenta, non li fare volare ovunque. Piano, piano, da me. Mi aiuti? Basta girare il tappo e fare così, come se fosse del peperoncino. Giusto, ok. Wow, che bel colore, non ci posso pensare che tra poco verrà rovinato. Uffa. Mi dispiace per te e i tuoi glitter. Certo, meglio avere un colore che non ne averne. Beh, guarda che il mio slime verrà bianco e bianco è un colore. Vediamo, vai. Aggiungiamo la colla vinilica. Dai, guardate qui. La colla vinilica si mescola perfettamente con la colla trasparente, creando un mix di colori inesistenti. Ops, tu non hai più ingredienti. Già. Io procedo con la pasta modellabile arancione. E io ti do una mano col colorante marrone. No. Prima. Voglio essere io ad occuparmi di tutto. Ops, è caduto l'anellino. Sei un mostro, l'hai fatto apposta. Non l'ho fatta apposta. Ma il colorante è tutto giù. Oh. Basta. Non tutto questo. Verrà color, non dico cosa. Cacca, puoi dirlo. Cacca. Metto anche la pasta modellabile. E adesso è tempo di mescolare. Che c'entra la pasta modellabile? Si sposa benissimo col colore marrone. Sta diventando tutta una bella schifezza. Puoi dirlo forte. Il mio invece è un candido color bianco latte. Quasi non sembra colla. Guardate che strano. Non facevo uno slime così da non so quanto tempo. Super semplice e super bello. Andiamo ad aggiungere bicarbonato. Forse hai esagerato. Figurati. Io ne aggiungo proprio un pizzico. Ok. Ragazzi, sta venendo bruttissimo. Adesso aggiungiamo il liquido per lenti. Non metterlo tutto, serve anche a me. Sì. Ecco qui. Vai liquido. Vai liquido per lenti. Non ci credo, forse il mio slime neanche riesce. Sembra un piccolo mostro il tuo. Già. Il mio invece si sta già formando. Meraviglioso slime. Wow! Guardate qui. Vai! Sono un po' invidiosa. Che schifo! Io provo a prendere il mio con le mani. Prima mi bagno un po' con liquido per lenti e vado. Wow! Lo slime fantasmino questo, guardate. Sembrerebbe essere un po' viscido. Dammi qualche minuto. Ecco che inizia a prendere forma. Signore e signori, ecco voi lo slime fantasmino. Signore e signori, ecco a voi lo slime etnico. Et cosa? Ha tutti i colori dell'India, non so, rosso, arancione, marroncino. È molto particolare il mio, piuttosto che il tuo, è banale. Sì, vediamo qual è quello più elastico. Oh, ti è spezzato. Però è super elastico, credetemi, guardate. Posso saltare la corda. Il mio è molto duro. Wow, è super scoppiettante. E poi è completamente bianco. Sembra una mozzarella. Wow, sembra una mozzarella. Non si mangia. Stupendo. Non si mangia. Voglio provare a fare le bolle. È da un po' di tempo che non le facciamo. Voglio provare anch'io col tuo slime. No, ma come con il mio slime? Tommy. Mi lasci in pace il mio slime. Ho fatto. Dai, è mio. Io le devo fare col mio slime. Oh, è super scoppiettante. Wow. E adesso facciamo un bel cappellino per Sofia. No, non avevo quale cappellino. È impazzito. Vale, siete in trote, fateci sapere qual è il vostro slime preferito. Questo qui, mozzarella, o quello etnico? Mi sa che non ci sono dubbi, lui. Stavolta sei il vincitore della sfida. È duro ammetterlo, ma sei stato molto bravo. Noi vi mandiamo un bacione gigantesco. Ci vediamo domani con una nuovissima avventura. Ciao, ciao.